quindi speriamo bene. Allora, cominciamo col numero uno. In questo momento io so cosa sono, ma non me li ricordo, quindi sono nei vostri stessi panni, quindi ve lo posso assicurare. Allora, le annate, come avete visto, non sono abbastanza diverse, quindi in realtà ci si potrebbe far aiutare un po' però ecco, spesso questi vini, uno dei motivi per cui si è cominciato a usare il Cabernet Sauvignon e Merlot nel Chianti Classico è perché il Sangiovese aveva diciamo piuttosto scarso il colore, la consistenza eccetera. Cabernet e Merlot davano subito a questi vini un colore molto più francese, rotondo, bello e accattivante, quindi uno dei motivi per cui si è messo è proprio il colore. Di conseguenza questi sono vini che hanno nel tempo una tenuta del colore notevole, quindi è difficile distinguere annate solamente in base al colore. Però ecco, questo sicuramente è un rubino con qualche accenno granato, quindi un pochino di qualche iniziale cenno, non è sicuramente giovanissimo, ma nemmeno molto invecchiato. Andiamo ad usarlo, ecco, avete visto le percentuali sono abbastanza simili, non è molto difficile riuscire a dire e riconoscere se c'è più o meno Sangiovese o Cabernet Sauvignon. Sapete che Sangiovese, come riconoscimenti, da giovane la viola, qualche floreale, ciliegia, poi tabacco, liquirizia, questi sono i riconoscimenti tipici. Cabernet Sauvignon invece è più frutta di bosco, qualche volta un po' di peperone, qualche volta proprio il pepe nero, mirtillo, mora, ribes, prugna, e poi le speziature che fra la barrique, l'interazione della barrique e il vitigno, dalla curcuma, alla china, alla mirra, all'incenso, al sandalo, le cose più strane. Ecco, quindi in realtà... Come mai non si utilizza Cabernet Franc? Ma principalmente perché è un pochino più... è difficile farlo arrivare a maturazione. Cabernet Sauvignon è molto più semplice, quasi tutti gli anni matura. I francesi tu mi segni che si sempre del Cabernet Franc. Sì, ma a parte in certe zone, tipo il Saint-Émilion, dove c'è lo Cheval Blanc che c'ha tanto Merlot Cabernet Franc, in realtà il Bordeaux è quasi tutto Cabernet Sauvignon e Merlot. Cabernet Franc in Francia c'è pochissimo nel Bordeaux, poi nella Loira. E in Toscana, avete visto, ci sono grandi Cabernet Franc che cominciano a venire fuori, ma in realtà è una bestia un pochino più difficile da... non sempre arriva a maturazione, spesso dà queste pirazzine, queste note vegetali molto forti, che molti dicono sono caratteristiche, in realtà quando sono molto forti sono un difetto. Quindi in realtà Cabernet Franc anche nel bordolese viene sempre usato al 5, 10, 15%. Di conseguenza in tutto il mondo ha girato molto meno Cabernet Franc rispetto a Cabernet Sauvignon. E quindi anche in Toscana ci si rivolgeva prima al Cabernet Sauvignon, poi successivamente qualcuno ha cominciato a usare il Cabernet Franc, ma non so se stasera c'è del Cabernet Franc, probabilmente sì. C'è, però ecco, sempre in zona piuttosto residuale, piuttosto piccola, ecco, quello è difficile trovarlo. Comunque è vero che marca molto, poi appunto se uno cerca un gusto internazionale, piacione, non ti conviene. Ecco, allora questo per esempio come naso, ovviamente sentite, sono vini che devono... un Super Tuscan è riuscito bene, è un vino che diciamo sembra francese, se avete esperienza di vino, cioè c'è queste note molto eleganti, immediatamente riconoscibili, di frutta di bosco, pulita, però poi deve mantenere anche appunto una rusticità, una toscanicità un pochino più sanguigna, quindi vini sì eleganti, addomesticati, ma non troppo, perché altrimenti il carattere toscano non verrebbe fuori, quindi anche al naso diciamo non devono essere mai troppo leziosi, troppo dolci, leggermente dolci con delle note accattivanti sì, ma non troppo. Ecco, questo qua per esempio sicuramente la frutta di bosco, mora, mirtillo c'è, però c'è anche un residuo di floreale, qualche... tenete conto il floreale Sangiovese e la viola, che insomma in questi giorni magari qualcuno l'hanno usata a giro. Poi anche qui sicuramente qualche nota speziata, il pepe si sente piuttosto bene, un pochino di tabacco dolce, quindi ecco questo come profilo olfattivo direi che rientra nell'archetipo classico del Super Tuscan. Ecco, assaggiamolo, sentite in bocca, ecco, questi vini
sono molto più toscani in bocca spesso che al naso, perché al naso a volte prevale il Cabernet Sauvignon, specie dai giovani, e li rende molto dolci, molto, molto rotondi. In bocca invece il Sangiovese spesso si prende la rivincita, dando una bella acidità, una bella salivazione, e allora si capisce che non sono appunto vini con vitigni appunto solamente autoctoni, ma anche con il Sangiovese. Questo per esempio direi che rispetto al naso la bocca è un po' più dinamica, più appunto c'è acidità, fa salivazione, un pochino più una beva più semplice. Poi anche al naso sembrava un vino molto robusto con delle spalle, in realtà in bocca è bevibilissimo, va giù abbastanza bene, anzi in realtà uno rimase quasi deluso perché si aspetta qualcosa di più potente, invece è un vino tutto sommato semplice, perlomeno come beva. Però ecco, un vino che si adatta bene sia, ed è questa una caratteristica, sia per fare due chiacchiere con un po' di formaggio e discutere, però ci si può anche pasteggiare, non è che un vino che ha fatica e che stanca. Quando fare i riconoscimenti, ora su quale dei vini è, sul serio in questo momento non lo so, però ecco, perché magari qualcosa mi ricordo, qualcosa no, quindi siete voi che dovete dirmi se vi sembra. Poi intanto com'è annata? Annata io penso che dovrebbe essere, questo dovrebbe essere un 2004, come evoluzione più o meno, come colore, come note, dovrebbe essere intorno a quella data lì, però ecco, come note, sai, qui sono quasi tutte aziende, diciamo, nel Chianti classico, avete visto come zone praticamente le più, non c'è niente di esotico, siamo tutti al massimo appunto fra Firenze, non mi sono accorto, mi sono tutto fiorentino, quello un pochino più, diciamo, profumo un po' esotico potrebbe essere il Vigorello, che è la zona un pochino più distante, però il Vigorello è il 2001, quindi magari questo non lo è. Se fosse un 2004 questo potrebbe essere il Camartino o il Tignanello o il Magliano, che appunto magari non conoscevo. Se fosse, ripeto, non seguite quello che, in questo momento non mi ricordo nemmeno io quello che ho assegnato, quindi non vi lasciate ingannare.